Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un GRVM versione summer in cui preparerò con voi un look estivo che può essere trasformato in tre varianti differenti con le tre nuove Velvet Ink di Mola Cosmetics in uscita oggi. Ma nel frattempo, mentre mi preparo, io andrò a rispondere a una serie di domande che mi avete fatto proprio voi tramite le stories di Instagram. Ce le ho tutte qua davanti. Vado a mettere come primer il Banana Bright Primer Viso, che mi sta piacendo molto. Questo è di Olen Riksen. E sulle labbra io solitamente utilizzo, mentre sto facendo il look occhi viso, prima di andare ad applicare appunto la Velvet Ink, questo olietto qua, che è un olio per cuticola in realtà, però è un olio di rosa damascena che è super idratante. A volte uso anche il Flomix di Mola Cosmetics. E ultimamente sto utilizzando questo, che è di Anthos Cosmetici Naturali. Vado a realizzare la mia base utilizzando un po' di Gigi, che è lo Slay the Game nella tonalità 4.2, con una goccettina anche qui di Flomix, l'olio idratante alla rosa. Innanzitutto ti ringrazio tanto e devo essere sincera con voi, sì, ho piena libertà creativa. Nello stesso tempo, in questi anni ho avuto modo di studiare bene quello che può funzionare, quello che funziona meno, quindi se c'è una restrizione a quella che può essere la mia libertà creativa, me le autoimpongo da sola, ovviamente sulla base dei numeri. Io ho libero spazio e questo rende possibile la creazione di prodotti innovativi anche a spot, magari in collezioni limitate, però la creazione di prodotti innovativi e molto particolari che magari ci sorprendono anche. Lo è stato per esempio nella collezione della Freak Show, dove c'era Disturbia, che era una strobing cream multiriflettente, super bello come prodotto. In realtà l'ho inserita all'interno di quella collezione, vi dico la verità, pensando che non sarebbe andata così tanto, ve lo dico molto onestamente. Poi in realtà ci ha sorpreso tantissimo perché a voi è piaciuta un sacco. Vado a utilizzare invece Norma per andare a schiarire queste zone del mio viso. Ci sono tantissime mansioni. Non è solo la concretizzazione di un'idea, la creazione di un prodotto parte o da un'idea di base che si ha nella testa e quindi in base a quell'idea si vanno a ricercare tutti quelli che possono essere i prodotti che compongono poi il prodotto finito, dal packaging all'astuccio fino proprio allo sviluppo della texture inserita all'interno, oppure nasce inversamente un prodotto cosmetico, quindi nasce dalle presentazioni dei trend dei fornitori stessi. Creazione di trend o ispirazioni da trend per la creazione di un prodotto. Selezione della texture di riferimento e controtipo colore di tutto ciò che ci sarà all'interno della collezione. Ovviamente il controtipo colore e anche la texture stessa parte anche dal marketing che vuoi dare al tuo prodotto, quindi da come vuoi comunicare il tuo prodotto e da che cosa il tuo prodotto ha di innovativo rispetto alla massa. Ancora prima magari del controtipo sui colori c'è la ricerca packaging, perché il più delle volte capita che ci sono delle bellissime texture, ci sono dei bellissimi prodotti, ma che magari devono essere contenuti in dei bruttissimi packaging, oppure per le quali magari è difficile ricercare un packaging innovativo, quindi anche lì è un lavoro difficilissimo, un lavoro grossissimo che richiede tempo, prima di tutto perché il nostro lavoro richiede, credetemi gente, tantissimo tempo, molto più di quanto sembra esternamente, nel senso che io anche prima di fare questo lavoro, prima di appunto vedere che cosa nasceva sul mercato, comprare i prodotti cosmetici, avevo sempre pensato che era tutto molto semplice, no? Era tutto un ready to go, ho un prodotto in mano già pronto, fatto, finito com'è. E ci sono questi casi, ma tendenzialmente una realtà come Mulac, e questo anche per scelta personale, proprio perché voglio dirigere così un brand originale, innovativo, che deve raccontare qualcosa di nuovo, noi scegliamo sempre, e devo essere sincera con voi, le strade più difficili. Perché un po' di indole mi piace complicarmi la vita, un po' mi diverto a fare il mio lavoro, e quindi non mi piace vincere facile, non mi piace mai selezionare un prodotto fatto finito com'è, anche perché punto numero uno, la concorrenza potrebbe fare la stessa cosa. Punto numero due, non mi piace la banalità, e questo lo sapete benissimo. E vado ad utilizzare Era, che è la nostra crema per il contouring calda.
Allora, ad esempio, io in questo look andrò ad utilizzare My Birthday Suit. E quali sono le fasi specifiche? Allora, anche qui sempre creazione del prodotto prima di tutto, quindi partendo dall'idea o partendo dal prodotto stesso, dalle texture che piacciono meno internamente, sulla base di feedback da makeup artist, nel nostro caso feedback miei, si parte con la creazione di questa palette. In prima istanza, per la creazione di una palette servono ovviamente le dimensioni, quindi l'idea di che formato deve avere la palette, di come deve essere composta e di che sinergia ci dovrebbe essere al suo interno, a livello di composizione cromatica. Ovviamente questa è una cosa tutta che hai nel cervello ancora prima di controtipare i vari colori. Si inizia direttamente con lo studio delle texture, e la concezione di quello che si vuol creare all'interno di questa palette a livello di innovazione. Partendo dalle texture fino alla composizione dei colori e tutto ciò che concerne il tema stesso dell'uscita della palette, quindi se è una palette che si ispira al mondo del rock, che si ispira al mondo del nude, tutto il lavoro che viene dopo è una conseguenza, logicamente deve dipendere dai principi cardine del trend che lancia insieme alla palette, o comunque del trend che segui lanciando quella palette. E sono molto contenta che ti piacciano e piacciono tanto anche a me. Vi devo dire la mera sincerità, ovviamente, come sempre, perché io sono sempre stata sincera, soprattutto nel mio lavoro con voi, anche perché avete visto la nascita, la crescita di questo brand online. Ovviamente la parte di Mulacare Lab, la parte capelli, viene seguita da dei tecnici che trattano il mondo dei capelli tutti i giorni, da un direttore tecnico che si occupa di tutta la creazione appunto del prodotto stesso, da una parte di marketing e da una parte di come ci sono i makeup artist per il makeup, da una parte di parrucchieri piuttosto che hairstylist che si occupano della parte poi pratica del testing del prodotto e anche della formulazione stessa. Quindi devo essere sincera, io sono più nella parte hair lab e skincare, sono molto più art director in tutta quella che è il marketing e la grafica del prodotto. Per quanto riguarda il prodotto, io posso avere un'idea, ma la mia idea è molto a percezione del cliente stesso, quindi essendo io un amante in generale di tutti i prodotti beauty a 360 gradi, compresi capelli, corpo, profumi, qualsiasi cosa, io do un primo input di preferenza soggettiva. Da lì poi ovviamente parte tutta un'indagine di mercato, parte tutto il marketing e parte ovviamente il direttore tecnico con la creazione vera e propria del prodotto. Io utilizzo la Sealed Deal Yellow, l'ho proposto ad Andrea, che è il socio cofondatore dell'azienda assieme a me, che assieme a me anni fa ha creduto in questo progetto e mi ha sostenuta e seguita fin dagli esordi in questa cosa, con tutti i sacrifici e i problemi giustamente che abbiamo avuto all'inizio, perché eravamo e siamo comunque un'azienda giovane, nata veramente da pochissimo, dal nulla, da un'idea, nata da una passione, nata da un sogno. Applico sulla palpebra mobile Like a Virgin della My Birthday Suit Palette. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché ho visto che la passione trasporta passione e questa è una cosa bellissima. E molte persone, guardando me sul web e in generale guardando il percorso di Mulac, si sono ispirate a questa cosa. Essere effettivamente il punto di ispirazione o comunque la partenza anche psicologica, emotiva di altre persone è la soddisfazione più grande di aver fatto tutto ciò. È tutto un po' macchinoso in Italia, logicamente ci servono un sacco di carte, un sacco di foglie da firmare, un sacco di responsabilità da sottoscrivere. Per cui ci è voluto un anno, anche e soprattutto per la creazione del prodotto, nel senso che io ero abbastanza certa di quello che volevo fare. Nel frattempo però ovviamente mi sono messa a fare un'indagine di mercato macro, quindi andando ad analizzare effettivamente che cosa arrivava a livello di trend dall'esterno, quindi da fuori Italia, che cosa c'era in Italia, come si raccontavano le realtà italiane, in che cosa ci si poteva differenziare effettivamente a livello di comunicazione. Sapete quale potrebbe essere il mio sogno? Cioè quale sarebbe il mio sogno se domani ovviamente Mulac diventa proprio internazionale, ma a livelli proprio estremi?
quello di raccontare la storia, perché è una storia vera. La cosa bella di tutto ciò e di Mula Cosmetics è che è tutto vero, non c'è nulla di, non c'è una multinazionale che si è inventata una storia semplicemente sfruttando l'economia e la possibilità di poterlo fare, ma ci sono persone vere, ci sono emozioni vere, ci sono sacrifici veri. Di raccontarla e farne una serie TV o una serie web per potervi. Non lo so, per potervi ispirare di più attraverso questa serie e farvi capire quanti sacrifici stanno dietro e anche quante cose belle e brutte, ecco, per potervi illustrare al 100% tutto il percorso. Sarebbe, veramente sarebbe uno dei miei sogni. Quindi Netflix, se stai ascoltando questo video, cosa che ovviamente non stai facendo, sappi che io ho una storia da raccontarti. Il mio lavoro è un lavoro molto dinamico, che ogni giorno si predispone di fare cose nuove. Non tutti i giorni sviluppo prodotti, non tutti i giorni registro video, non tutti i giorni provo prodotti e nemmeno tutti i giorni faccio riunioni di lavoro. Ogni giorno io ho un'agenda settimanale in cui so che quel giorno lì devo essere in ufficio assolutamente perché c'è una riunione, in cui so che quel giorno lì devo essere assolutamente da un fornitore, in cui so che quel giorno lì, quindi è un'organizzazione settimanale e di base è restrittiva a quello che c'è da fare. Un giorno posso avere meno da fare, quindi entrare in ufficio in un orario e uscire dopo un'ora, e il giorno dopo posso magari rimanere in ufficio più a lungo, perché bisogna fare qualcos'altro. Quindi è tutto molto organizzato in base alle esigenze dell'azienda. Tanto applico anche un po' di underneath in questa zona qua dell'occhio, piegare le mie ciglia e ad applicare Black Mamba. E intanto vado a rispondere ad altre domande. Wow, io a volte mi imbarazzo a vedere i primi video, ma non per il mio aspetto fisico, vi dico la verità, perché è noto a tutti che ci sono stati dei ritocchi sul mio viso. Mi imbarazzo per quanto caratterialmente sono cambiata. Se posso dirvi una cosa che mi manca, sinceramente, è la spensieratezza. Quando rivedo i miei vecchi video di quando avevo 16 anni, vedevo proprio una ragazzina che focalizzava su tutto su ciò che amava completamente, quindi priva di responsabilità, priva di anche di problemi, priva di qualsiasi anche esperienza che possa aver causato dei problemi. Cosa invece rivedo di simile, vi devo essere sincera con voi, me, cioè alla fine la persona che sono, io mi vedo. Anche come parlavo, anche quello che dicevo, tutto quello che pensavo, mi vedo molto simile caratterialmente. Ho incrementato ovviamente la mia personalità in base alle esperienze che ho fatto, sia professionali che non, ma sono sempre quel tipo di persona che se vi deve dire una cosa, che se deve essere sincera, senza peli sulla lingua, lo è, senza troppi filtri, senza troppi problemi, senza troppe paranoie e con la giusta ingenuità, a volte umiltà, non lo so, è capitato e vi dico la verità, la mancanza di ispirazione da parte mia nasce sempre da fasi critiche, traumatiche della mia vita personale. La creatività è una cosa che non si può comprare, è una cosa che non si trova in giro, è una cosa che puoi allenare, ma che non puoi farti venire dal nulla. Ed è una cosa innata che di base dipende dalle emozioni, dall'emotività, dalla psicologia, da tante cose. Quando ci sono dei periodi di cambiamento nella vita di una persona, io l'ho notato su me stessa, la creatività ha dei picchi in salita o dei picchi in discesa. E questo non lo si può neanche gestire, neanche controllare più di tanto, perché è una cosa che appunto dipende da una cosa dentro emotiva e non tanto da una cosa esterna. Ci sono stati e ci sono tutt'oggi artisti che magari lavorano meglio, sono più intuitivi, geniali grazie alle sofferenze della loro vita e c'è chi invece lavora meglio grazie alla tranquillità, alla serenità, all'equilibrio della propria vita. Ecco, io ho lavorato bene a livello di creatività, di ispirazione, sia in fasi della mia vita di down che in fasi di felicità, però questi squilibri, quando mi manca l'equilibrio, quindi quando ho un momento in cui da felice divento subito triste per un certo accaduto della mia vita, la mia ispirazione ha un calo, perché
Mentre quando il mio equilibrio, sia nella versione triste che in quella felice, rimane lo stesso, la mia ispirazione è la stessa. Questo discorso non so, è un po' complesso, però so che voi mi avete capita. Of course, lo mettiamo sulle guance. È Eros, in spray, questo qua è di Mesauda. Lo sapete, ultimamente lo uso molto spesso perché ha una vaporizzazione incredibile. Poi fa grippare molto di più l'illuminante, quindi avrete proprio questo effetto wet look, fighissimo, molto summer. Lo ultimiamo con Obviously, che è la nuova Velvet Ink di Mura Cosmetics in uscita oggi, che è il Nude Summer. Raga, è bellissimo perché è un rosato che non è freddo, cioè non tende al malve, quindi non va ad incupire e ingrigire gli incarnati caldi, ma anzi sta benissimo anche con la pelle abbronzata e con le mie, con la mia carnagione, con il mio incarnato che è particolarmente giallo. La seconda Velvet Ink che devo andare a presentarvi ed interpretare è Oh Raga Cheers. Quindi iniziando a strutturare il look per Oh Raga Cheers. Però ad utilizzare solo nella parte esterna dell'occhio, allungandolo un bel po' verso l'esterno, l'eyeliner in penna di Clio Makeup. Questo qua è il Deep Love. Le situazioni è un po' la follia a 19 anni di dire non vado all'università, mi butto in questo progetto, io ci credo, il makeup è da sempre la mia vita, ci voglio credere. Ci voglio credere, mi butto. Quindi ho scelto il rischio, ma principalmente ho scelto, vi dico la verità, l'amore. Ho scelto l'amore, ho ragionato di cuore, non di testa. E insomma, grazie a voi, soprattutto, è andata bene. Il mio aver fatto questa scelta l'ho raccontato online, è stato supportato da voi. E io dico sempre che Mula, che è un'azienda, cioè è di tutti, non so come dire, perché l'avete creata voi? Alla fine io ho potuto fare qualcosa, io ci ho creduto, ma se ci avessi creduto solo io e tutto ciò che facevo, insomma, non andava bene o comunque non era fatto bene, molto probabilmente nessuno mi avrebbe appoggiato, molto probabilmente nessuno avrebbe acquistato la prima palette, molto probabilmente nessuno ne avrebbe parlato. Quindi il 50% di tutto ciò inizialmente e anche ad oggi lo fate voi. Grazie a te, Emily. Forza, tenacia, non arrenderti mai se ci credi. Però ci devi credere veramente tanto, ma tanto. Cioè deve essere il tuo miglior sogno, il tuo peggior incubo, il tuo obiettivo. Deve diventare proprio il tuo fantasma in versione sia positiva che negativa. Cioè ti deve ossessionare. Un altro consiglio che posso dare è non ascoltare mai al 100% le persone, cioè non ascolta, cioè ascolta sempre il consiglio positivo, cattura dalle persone l'energia positiva e la forza per ritirarti su, non sentire mai e non fermarti mai laddove c'è una persona che cerca di abbatterti, perché credetemi, ci saranno sempre e il mondo è pieno di persone che non fanno altro che vivere per abbattere gli obiettivi e i sogni degli altri. Quindi catturate sempre l'energia positiva dalle persone, cercate di respingere o stare lontani il più possibile da quella negativa, ansiosa, brutta che mette addosso ansia e negatività. Però, ragazzi, cheers, vado a mettere questi ciuffettini qua che sono minuscoli. Delle ciglia finte cerbiatta di Mula Cosmetics a mettere Oh Raga Cheers, che è questo colore raga super summer, cioè non so come descriverlo, questo colore è un corallo acceso con una predominante rosata super fluo bello. Faccio un mix tra Jouer e Lingerie qui sulla palpebra. Ultimo look, che sarà l'interpretazione del Gypsy Red, l'ultimo colore in uscita oggi. Per variare ancora di più questo look, andiamo a togliere queste ciglia appena messe. Andiamo a mettere proprio tutte le cerbiatta completamente. Vado ad aumentare
Il colore scuro aggiungendo del nero, questo qui è Taboo dalla Mel Bordersuit, sia nella parte inferiore che qui all'angolo esterno, mentre sulla palpebra mobile vado a mettere i glitter dorati, quindi vado ad incrementare questi glitter che tanto si possono sovrapporre l'uno all'altro, andrete a creare proprio anzi degli effetti multisfaccettati a livello proprio di gioco di luci e colori. Devo essere sincera? No, nonostante tutte le possibili crisi o situazioni magari in cui le cose sono più difficili, è la prima cucciola della mia vita. Ho sacrificato tutto e ho sacrificato, cioè non ho sacrificato, ho messo in mezzo anche voi per questa azienda, nel senso che ve l'ho raccontata fin dagli esordi. Fa parte della mia crescita, fa parte della mia vita. Ecco, diciamo che valuterei il lasciarla definitivamente solo ed esclusivamente se io un giorno dovessi perdere completamente la passione per il make-up, il che considero questa una possibilità molto 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 remota. Vado ad intensificarlo maggiormente con l'utilizzo di Shiva, la matita nera, per metà occhio dall'angolo esterno. E, oh mio Dio, non le usavo da un sacco di tempo, sono super extra e le amo. Questa è Gypsy Red, è un rosso bellissimo, un po' sporcato di berry, però rimane sempre rosso di base. Ed è questo qui è il mio colore preferito in assoluto. E niente, ragazze e ragazzi, io spero tanto che questo GRVM vi sia piaciuto, spero che non vi abbia annoiato, ma vi possa essere stato interessante per voi e sicuramente delucidante sulla base di tutte le domande che mi avete fatto. Insomma, spero di aver risposto a quelle più interessanti. Come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Sicuramente farò un vlog quest'estate perché mi avete richiesto tantissimo i vlog, quindi ne approfitterò nel periodo di vacanza. Velveting che avete visto interpretate in tre look summer, dal più easy, tranquillo, semplice, al più strong Gypsy Red come quello che mi vedete indossare, sono obviously Oh Raga Cheers e Gypsy Red. Io spero tanto vi piacciono. Fatemi sapere qui sotto qual è la vostra preferita, quale acquisterete. E comunque vi ricordo che è online da oggi sul nostro sito di vendita www.mulacosmetics.com. Io come sempre vi mando un grosso bacione e noi bellezze ci vediamo al prossimo video.